Varato questa mattina il ponte sul torrente Bogna a Domodossola, la struttura in acciaio di proprietà dell'Associazione Ingegneri di Samarate in provincia di Varese dovrà ora essere collaudata. A operazione conclusa e soprattutto al termine dei lavori di costruzione delle strade di accesso al viadotto, l'isolamento di Bognanco potrà terminare. L'evento franoso di metà maggio costerà alle casse della provincia del Verbano Cusio-Ossola 1 milione di euro. A tanto ammontano infatti le spese per mettere in sicurezza la montagna e realizzare la viabilità alternativa alla provinciale dove la montagna ha ceduto. Il ponte in ferro è lungo circa 21 metri e largo 6, sarà collaudato per il passaggio di autovetture e autocarri e si transiterà a senso unico alternato. Tempo permettendo, le ditte incaricate dalla provincia del VCO lavorano sui due lati del fiume per creare le piste di accesso al ponte. Lungo una sponda oggi sono iniziati i lavori di sistemazione del fondo stradale su cui a breve sarà posato l'asfalto. Intanto è stato posato il guardrail sul versante opposto, ruspe al lavoro per realizzare la strada con annessi due tornanti che dal greto del fiume porterà le vetture a congiungersi con la provinciale. Una soluzione tampone, quella del Ponte Bele, che avrà la durata di svariati mesi, valutata l'entità dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del versante franato, dove peraltro i rocciatori sono già all'opera. Intanto la vita in valle scorre. Il sindaco di Bognanco, che assieme al presidente della provincia questa mattina ha presenziato la posa del Ponte Bele, non ha nascosto la soddisfazione per la collaborazione nata in questi giorni tra gli enti che ha portato all'individuazione della migliore soluzione possibile in tempi brevi per arrivare a collegare Bognanco a Domodossola. Finalmente un pochettino fortunati anche dal tempo, perché i primi giorni eravamo veramente un pochettino più pessimisti, perché la pioggia e lo scioglimento della neve hanno veramente fatto tribulare chi stava lavorando. Adesso sono riusciti oggi finalmente a posare il ponte, siamo fiduciosi che se il tempo regge possano in breve tempo ultimare questo tratto di strada provvisoria.